ti porto via con me in questa notte fantastica, ti porto via con me. Ed eccole qui tutte quante al completo le top miss di questa puntata di Miss Mondo, bellissime come vedete, per la maggior parte sono studentesse, vero ragazze? Sì, io sono al terzo anno, come dicevo prima, di giurisprudenza, studio legge. Se non ho capito male, tu vuoi fare l'avvocato divorzista, ma lo sai che questo tipo di categoria è invisa a tanti? Sì, lo so, anche perché ad oggi non so quanto convenga, visto che le persone non si sposano più, sono diventate furbe, non si sposano più, non conviene più sposarsi. Però mi piace perché caratterialmente sono molto vincente, determinata e spero di riuscirci. Allora quindi buttiamo all'astrico proprio il marito in questo caso, sei per questa... Buttiamo all'astrico i mariti, tutti, generalizziamo, sì, tutti. Va bene, invece da questa parte so che c'è qualcuno anche che parla le lingue, tre lingue addirittura. Inglese, francese e spagnolo. Inglese, francese e spagnolo, pensate un po'. Allora, dici qualcosa in queste tre lingue, una frase che può andare bene per tutte e tre le lingue. Bienvenidos a todos a Miss Mundo. Questo è spagnolo, bene se non sbaglio. Poi ancora, di io sono bellissima in francese. Je suis très belle. È très belle. E questo programma è meraviglioso. This program is beautiful. Ok, perfetto, perfetto, ecco, perché le miss non è che sono soltanto belle, sanno anche parlare, sanno anche recitare, sanno anche disegnare capi di abbigliamento e hanno una propria linea di abbigliamento, di moda, pensate un po' come la numero 38, ciao cara. Esatto, io ho una mia linea di abbigliamento, ho deciso di intraprendere questa strada anche se il momento non era dei migliori a settembre dell'anno scorso, però con l'aiuto di mio padre diciamo che sta andando davvero bene. Com'è lo stile italiano? Io adoro tantissimi stilisti, non solo gli italiani, però diciamo che la capitale della moda per me è Milano, quindi assolutamente bellissimo. Va bene, quindi secondo, cosa disegni? Perché hai una tua linea di abbigliamento, abiti da sera, costumi o leggings, cosa fai? Quelle che vanno più di moda? Principalmente abiti da cocktail e bikini. Abiti da cocktail? Qual è l'abito da cocktail, scusa? L'abito da cocktail è un abito, diciamo, colorato, non lungo, perché l'abito lungo è l'abito da sera. Quindi sono abiti corti, molto colorati, leggeri. Va bene, perfetto. Allora magari poi ci farei vedere qualcosa nel proseguo di questa puntata. Invece da questa parte c'è anche chi, oltre a recitare, sfilare e fare altro, canta anche, giusto? Tu sai cantare, sei una brava cantante. Però purtroppo non posso cantare perché ho la bronchite. Sto buttando avanti per non cadere dietro. Qual è l'artista preferita? Qual è una tua artista che ti piace tanto? Alicia Keys. Alicia Keys, quindi certo. Una bella voce, calda. Esatto. Ecco, ad esempio facci qualcosa, un pezzo di Alicia Keys, dai che ci sta, è bella. Alicia Keys, no? Qual è che cantava Alicia Keys? Some people want it all, but I don't want nothing at all. If really you, baby, if I got you, baby. Perfetto, bravissima, bravissima. Anche perché poi ci saranno delle prove nel corso di questa puntata e la vedrete cantare nuovamente, sicuramente. Invece dall'altra parte c'è la bionda, l'unica bionda più bionda di noi, c'è anche lei. Però tu sei la più bionda di tutte, secondo me. Mi sa di sì. È naturali? Tutto naturale oppure faccio hai... il colore, però non ho una moniaca. Ah, ok, quindi tu invece cosa fai? Tu io studi. Faccio liceo linguistico e come lei so parlare tre lingue. Bene, allora ci dici qualcosa anche te, dai. Così partiamo subito con il prossimo servizio, vai. Quindi cosa fa? Hallo, ich spreche Deutsch und ich bin 18 Jahre alt. Bienvenue, je suis Martine, j'habite a Verona e j'ai 18 ans. Bene, va bene, allora avete capito, insomma, tutti fate l'interpretazione come volete voi, interpretate questa frase a vostro modo e intanto noi continuiamo con Miss Mondo. Ti porto via con me in questa notte.